Special guest di questa prima serata a Borgata Costiera con la Festa del Pane 2017, Giovanni Cacioppo. Inaugurare questa prima serata della Festa del Pane 2017 non sarà neanche tanto difficile per lei, un comico ormai conosciutissimo, stasera abbiamo visto un bagno di folla. No, però visto che c'è un sacco di gente, è molto seguita. E anche la piazza, visto che appena avete tanti posti, quindi penso che stasera ci divertiremo. Cosa parlerà questa sera il suo sketch? Un'anticipazione? Ma parlo un po' dell'attualità, della società in cui stiamo vivendo, parlo del modo di interpretare la vita di noi siciliani. Eh beh, noi siciliani siamo particolari. So che tasti toccare. conosco il mestiere. Ho visto che questa sera per camminare qua tra i vicoli con lei è difficoltoso, la fermano tutti. Beh, se poi c'è la telecamera col flash puntato addosso è pure peggio. Beh, loro coi selfie si sono dati una mano. È come la macchina con la sirena. Beh, Ciccio Foggia, diciamo che iniziamo bene la prima serata dalla Festa del Pane 2017. Sì, naturalmente abbiamo cercato di portare il massimo del cabaret che ci poteva offrire a livello comunque nazionale. Cacioppo è una persona che comunque chiedevano molti mazzaresi, ci siamo riusciti, è stato molto disponibile, significa che comunque è molto vicino alla nostra terra, lui comunque è un siciliano anche se vive a Bologna, ci fa piacere, sicuramente questa sera ci delizierà con la sua comicità, col suo cabaret, col suo modo di fare che a me piace tanto. E la città ha risposto bene, vuol dire che lo aspettava. È una serata di estate all'insegna dell'allegria, all'insegna del sorriso. Questa è la Festa del Pane, la Festa dell'Unione, come si vede attraverso questo grande cabaret pieno di contenuti, la città ha risposto e ha risposto bene. Naturalmente questa è la prima serata, ma ce ne saranno tante altre, ma come inizio niente male. Signor Cacioppo? Sì. Si era distratto? Guardavo la griglia. Ok, quella è buona di sicuro, se fa un giro poi ne vedrà di cose buone. Questo primo bagno di folla come le è sembrato? Che idea si sta facendo del pubblico che avrà stasera? Pubblico di casa nostra, pubblico siciliano, mi vuole bene, anche io gli voglio bene, quindi stasera sarà una serata tra amici. Va bene, allora la lascio al suo giro perché vedo che è molto molto interessato a tutto quello che c'è sulla griglia. Adesso approfondiamo, grazie. Grazie a lei. Ci sale l'ombre e di lumari vai. Per aver saputo conciliare durante la sua lunga attività di amministratore le esigenze del territorio, arricchendolo con molteplici opere, con uno sguardo sempre attento al centro storico della città di Mazara del Vallo, per queste motivazioni noi conferiamo all'onorevole Nicolò Cristaldi, oggi rappresentato dal vice sindaco Silvano Bonanno, il premio Sulana d'Oro. Questa Festa del Pane è anche un esempio che riguarda la cultura ma anche il rilancio dell'economia in una borgata che poi è la città di Mazara del Vallo, e noi siamo orgogliosi di aver partecipato e di essere sempre di supporto a questo evento che adesso sta diventando non soltanto mazzarese ma provinciale, regionale, noi ci auguriamo anche nazionale. Per aver creduto nel valore inestimabile della famiglia, facendo della comunione di intenti e dell'amore solidale forza ed energia creatrice. Per queste motivazioni viene conferito il premio Sulana d'Oro alle imprenditrici Anna Maria e Clara Sala. Beh, la nostra scuola devo dire che la facciamo a casa, perché essere madri, essere imprenditrici, cioè l'azienda va gestita come una famiglia, devo dire la verità, perché avere figli, lavorare, siamo un po' delle equilibriste, noi ci definiamo, che devono appunto gestire un po' tutto, ma la passione, la tradizione, la voglia di continuare una storia familiare è quello che ci fa andare avanti e con impegno continuare a fare ancora meglio, soprattutto la volontà di portare avanti un territorio, perché il nostro vino deve essere specchio di questo territorio, perché dà frutti eccezionali.